Siamo qui con gli alpini di Volpago, Venegazzù e Selva che, dimostrando come sempre grandissimo senso civico, stanno collaborando alla pulizia della tradotta, alla raccolta dei rifiuti e quant'altro lasciati da chi il senso civico proprio non ne ha. Un grande ringraziamento a tutti i collaboratori, a tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando per il mantenimento di questa pista ciclabile. Ringrazio nuovamente gli alpini di Volpago, Selva e Venegazzù che hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta. Idea partita non più di 15-20 giorni fa, il CDA del Consorzio ha lanciato appunto l'idea di fare una giornata di pulizia della tradotta con gli alpini, massimo entusiasmo e disponibilità da tutti e tre i gruppi che oggi, come vediamo, stanno lavorando alacremente e già si vedono i primi risultati già nelle prime ore della mattina. Penso che prima di sera la tradotta qui nella zona di Volpago avrà sicuramente un'altra veste. Io li ringrazio veramente molto e diamo appuntamento a un'altra giornata, sicuramente prossimamente a Giavera del Montello, la stiamo già organizzando. Grazie. Un po' umida, però la collaborazione è ottimale. Siamo un bel gruppo di alpini, siamo circa una ventina di persone e facciamo un bel lavoro sulla tradotta. Raccogliamo i rifiuti della tradotta sperando di dare buon esempio per tutti quelli che camminano in questa bellissima tradotta, che non buttano più le cartacce perché abbiamo trovato di tutto. Il meccanismo qua è un braccetto col contrappeso che girava tutto il meccanismo, qua che era una leva, veniva fuori qua. L'unico esistente in Italia oggi, scambio manuale ancora integro, che basta recuperarlo. Dimmi cosa hai trovato. Plastica, medicina. Qui siamo di fronte alla ex stazione della ferrovia. Siete un cattivio. Che l'ignoranza della gente non ha limiti, perché non si può buttare via questa roba qua su questi posti. Ci nei posti da portarla, però. No, qui. Dei 42, io ho quasi 80 anni, grandi. Una bella giornata, siamo rigiovinici di 3 anni.